Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Cosa ne pensate se a rappresentare le Olimpiadi di Tokyo di quest'anno fosse stata una bambina, poco più di una bambina, un adolescente, e non solo a rappresentarli, ma anche a partecipare? Seguitemi. Il suo nome è Mairo Takano, nata appena nel 2006, è nata a Nagaoka City, prefettura di Niigata. Addirittura questa bimba, eccezionale nelle sue esecuzioni di karate, nel 2014 diventa famosa grazie a un video allucinante dove fa un kata Shotokan fuori dal normale per una bambina dei suoi anni. Addirittura 6 volte campionessa giapponese delle scuole primarie, perché poi è una bambina, e 3 volte vince la All Japan Boys and Girls Championship del Giappone. Una bambina molto promettente, veramente un prodigio fuori dal normale. Seguitemi. La bimba è veramente un prodigio, come stavo dicendo. Addirittura la grandissima campionessa Rika Ozami, lascio un link di un video in descrizione che ho fatto tempo fa, Rika Ozami la vuole a fianco a sé, la vuole vicino a sé per fare dei video molto spettacolari, promotori sia del karate all'interno del Giappone, sia per la grande occasione che ha avuto il Giappone quest'anno di ospitare le Olimpiadi. Addirittura la bimba viene scelta dal Giappone come ambasciatore dei giochi olimpici, cioè la rappresentante insieme al karate, insieme a Rika Ozami e a Iwata Yuri. Quindi a fianco alle 2 grandissime campionesse di kata e di kumite, questa bambina veramente fenomenale appare in tutti questi sport promotori della grandissima occasione internazionale. Ma non solo qua, addirittura la ingaggiano per spot televisivi, vestiti, riviste specializzate anche delle arti marziali, e non solo. Grandissimo successo in uno spot fantastico musicale nella canzone Alive. Un grandissimo successo questa bambina fuori dal normale che esegue questo kata a ritmo di musica. In un sobborgo di Tokyo registrano questo video che ha un successo strepitoso in tutto il mondo. Ma non solo, il regista James Latimer fa un cortometraggio intitolato addirittura Kata e lo presenta al Tribeca Film Festival del 2021. Quindi un successo allucinante. Questa bambina, che diciamo bambina sì, appena adolescente, perché questa ragazzina è nata nel 2006, già un successo fantastico. Addirittura Rika Ozami la descrive come il volto del mondo del karate, detto da lei, un grandissimo onore. Però ricordiamoci sempre che è una bimba, cioè lei, il suo sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi un domani e vincere le Olimpiadi. Tra l'altro c'è stata una questione interessante proprio da parte del Giappone riguardante questa bambina e le Olimpiadi. Ora ve lo spiego. Mairo in giapponese vuol dire 10.000 gentilezze o 10.000 talenti, ma è veramente un talento questa bimba qua. Praticamente ha una vita giustamente normalissima, va a scuola, si allena col suo fratello Masaki, tra l'altro in coppia fanno dei video fantastici, molto didattici sul karate Shotokan, veramente 2 fratellini d'esempio. Ma non è questo il tema di questo video. Addirittura c'è stata una questione in Giappone per addirittura cercare di far abbassare l'età dei partecipanti ai campionati dai 16 anni ai 14 anni, proprio per permettere a questa bambina di poter partecipare alle gare di kata, che sicuramente, secondo me, poteva avere grandi chance di vittoria, sicuramente una medaglia d'oro la poteva strappare. Comunque, a parte questo discorso dei se e dei ma, pensate la bravura di questa bimba di spingere, di mettere in questione tutta una discussione di regolamenti internazionali delle Olimpiadi per farla partecipare. Tutto questo non è successo, non si è potuto cambiare regolamenti pronti via come si voleva, come volevano fumare i giapponesi, ma poi delusione c'è perché le prossime Olimpiadi, così dicono, che non ci saranno in Francia, non ci sarà il karate. Quindi la bimba, che alle prossime potrebbe partecipare, forse stavolta non ce la farà. Ma lasciando stare il discorso olimpici,
è veramente una bimba. Poi chiaramente, come dicevo prima, una bimba semplicissima. Il suo mito, pensate che Daffy, un orso della Disney, ama il cioccolato, gli piace andare in skateboard, è una bambina come tantissime altre, soltanto che quando fa il katà e quando fa i chiai, addirittura in delle interviste, in più interviste che hanno fatto su questa bimba, lei dice: io faccio questi chiai così forti, così determinati, come devono essere veramente i chiai, fa perché mi immagino veramente che davanti ci sia veramente un avversario vero, come deve essere la formula del chiai. Ma chi c'è dietro a questa bambina? Qualcuno l'allenerà? Ve lo presento. Chi è l'allenatore di questa grandissima bambina, fenomeno veramente internazionale? È Takako Kikuchi, un insegnante di karate femminile. Ha una scuola proprio dove è nata la bimba, vicino a casa sua, e tra l'altro è un dojo affiliato alla grande JKA, quindi affiliata a una grandissima organizzazione prettamente giapponese, fenomenale e numero uno nel mondo per lo Shotokan. Takako è un insegnante molto diligente, rilascia delle interviste sulla bambina, chiaramente è la sua soddisfazione principale avere una allieva così. Chi è che non sarebbe soddisfatto avere una allieva così nel proprio dojo? Ma sicuramente la maestra di karate insegna veramente bene, perché oltre a insegnare a lei e ad al fratellino, ha veramente una schiera nel dojo di bambini veramente preparatissimi. Lei è una promotrice, l'insegnante è una promotrice del karate femminile nella località di nascita della bambina. Veramente un insegnante sesto dan, tra l'altro veramente un insegnante molto molto preparata. Tra l'altro anche lei gareggia o ha gareggiato fino a poco tempo fa, quindi nonostante un pochino su d'età, però è ancora un insegnante che ci dà dentro. Quindi unite nel cuore e nello spirito, insegnante ed allieva portano avanti questo percorso fondamentale di promozione del karate giapponese in tutto il mondo. C'è qualcos'altro da dire? La differenza sottile tra bambini prodigio e infanzia, un po' brutto dirlo, rubata, è molto sottile. Quindi bisogna stare attenti all'interno dei nostri dojo, noi che siamo, chi lo è, maestro di karate, o a chi capita dei bambini veramente molto promettenti, a non strappargli insomma l'infanzia, nel senso non strappargli la bellezza, il gioco del karate, a discapito di, diciamo, delle performance straordinarie che possono dare i bambini. Quindi il gioco è molto sottile tra prodigio e karate un po' troppo esasperato. Questo dipende un po' dall'allenatore, ma non penso che sia il caso di questa bambina veramente veramente brava. Ok ragazzi, allora siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto. Girano tanti video su questa bambina, ma oggi veramente racchiude veramente un riassunto su chi è, di cosa fa questa veramente bambina prodigio karateka. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, aspetto i vostri commenti, mi raccomando, costruttivi, sempre positivi. Ciao dal Tempio Massimo e allenatevi. Ciao!